Non ti preoccupare. Sensazione davvero strana, quando tutte le tue certezze crollano come un castello di sabbia. E in quel momento io mi trovavo esattamente sotto le fondamenta di quel castello, col peso dei miei ricordi nascosti, pressati nei cassetti della mia memoria. E più mi sforzavo di ricordare, più la confusione aumentava e il dolore alla testa diventava lancinante. Ma ricordare era l'unico modo che avevo per uscire da quella situazione. Giorno come tanti altri, né più né meno stressante. 20 secondi per alzarmi dal letto e capire chi ero. 3 minuti per la barba, 2 minuti e mezzo per il lavaggio localizzato e... beh, il resto non mi riguarda. Poi colazione con la mia dolce figliola. Papà, lo sai cosa mi piace di te? Niente. È così dolce. Tesoro! Come mi sta? Sei stato come un preservativo alla verza. Bene, benissimo, benissimo. Non è vero. Ci hai messo troppo tempo. Sei un bugiardo. Innanzitutto guardami quando io ti parlo. Giorgio, guardami! Giorgio, dammi retta! Ti chiedo di essere sincero una volta soltanto! Giorgio, guardami! Giorgio, ha ragione tua madre. Ha proprio ragione, sei un fallito! Oh, e basta! Basta, eh! Ma non mi basta lo stress dell'ufficio, ci manchi te il tuo vestito! Sempre il solito, sempre quello, cambia una volta, no? Mio. E tu? Ti sei visto? Sempre vestito allo stesso modo! Dopodiché, sempre giacca, ecco, trovata, giacca, come al solito c'era qualcosa che non andava con la mia adorata mogliettina.
potesse rimanere un singolo fottuto momento della giornata. Io un calcio, sai dove? Dove dico io? Da pensi, Giorgio, dove pensi, dico io? Non pensi! Ecco! Beh, comunque, una volta mandato giù il rospo, come al solito, mi precipitavo in ufficio, pronto per ingoiare un intero allevamento di rospi. Sì. Giorgio, ti ricordi vero che stasera viene Luisa per la serata sott'opera? No. Dici di essere puntuale, di fare la spesa, che non c'è rimasto niente nel frigo. Ah, sì, e ricordati sì. Soprattutto che no, lei odia l'insalata di riso, certo. Il burro, le salse piccanti ed è vegetariana. Che l'ultima volta con le nachos le hai dato la salsa tonnata al posto della maionese. La volevi uccidere, no? Dimmelo se la volevi uccidere. Giorgio? Giorgio, mi senti? Giorgio? Milagros, non me ne avevo accorto che suonava una campana e che tu avevi un neo. Milagros, siamo sposati da 25 anni. Coño, ma non me ne ero accorta di questo neo. Ay, Milagros, che brutto che sei, però, eh? Beh, me ne vado, eh? No, perché, scusa, tengo che ir. E Milagros, si è spento il forno, no? Perché tengo che andare nel bagno, no? Non si può dire, lo so, però perché ho messo il pollo, no? Non so come si cucina. Ho messo le patate, le ho tagliate, le ho sbucciate e poi le ho messe tutte intorno al pollo. Sto dicendo delle cose assolutamente... Ma Carmencita... Mi chiamo Ortensia. Ortensia, scusa, io sto morendo. Ancora? Non eri morto già prima? Ma sto male. Anche tu, niente, a soli 0 euro. È un presidio medico chirurgico, non somministra bambini più di Tania. Io sto morendo. Ancora? Non eri morto già prima? Ma sto male. Allora, prima eri morto e adesso stai male. Cos'hai, un gatto? Hai 100 vite? No? Non sempre tutto ha senso. Neanche il fatto che guardo te, e guardo di qua, e guardo te, e guardo di qua. Girati di là, è il profilo migliore. Così, così. Sì? Bracchetti! Buongiorno. Ma cosa mi ha combinato con la pratica dello studio Mendrisio? Guardi, se continua così, no, la faccio sbattere in mezzo una strada. Tutte le mattine così. Una piccola dimenticanza o un'imprecisione da niente. Ed era sempre pronta ad attaccarmi come un pitbull attaccato alle palle. A volte riusciva anche ad accusarmi di aver sbagliato delle pratiche affidate ad altri colleghi. E una volta accorto di aver commesso un errore, sbuffava e mi chiudeva il telefono in faccia. Ciao.
Giorgio, Giorgio, mi fai l'imitazione del capo? Per favore, dai, due secondi. Uè, perché? Ma cosa fa? Ma non mi intriso, ti capisco? Ma non mi intriso, ti capisco? Neppure avere la contezza di avvertire. Perché sono... Ma cosa crede? Che non trovi nessun altro? In ufficio. Ma non dica stupidate! Lei non si è nemmeno presentato. Ho qui il suo cartellino in torto. Un attimo dal capo. Scusi, posso aiutarla? Dove sta andando? Vabbè, faccio un attimo. Ci conosciamo? Sono Giorgio. Ma dove sta andando? Scusi! Tutti quello che vogliono. Buffo, come in un attimo possa cambiare un'intera vita trasformando quelle che fino a un momento prima sembravano certezze in dubbi atroci. Quel giorno cambiò qualcosa per sempre. Proprio lì, davanti al luogo in cui ho buttato via gran parte del mio tempo e della mia vita. Ma era stata davvero quella, la vita che ho sempre vissuto. Posso essere in ufficio, non mi basta? Forse no, ma ora so solo che è tempo di andare. Thank you.
Buonasera, complimenti, entra pure. Ciao. Ti ho portato un'amica. Un'amica? Bene. Eccola. Lei è Sharon. Come la Stone. Salute. E quindi ti dicevo, sono stato 3 settimane in Sardegna, in vacanza. Però, sembra un tipo a posto. Dai, forza, dille qualcosa, forza. Inventati qualcosa, no? Non startene lì con le mani in mano, forza. Caspita, poi il primo appuntamento, non oso immaginare al prossimo. Un attimo che vado là. Sì. Mi sposto là, vado un attimo al bagno. Va bene, sì, ti aspetto. No, niente, stavamo facendo conoscenza con il gatto. E adesso, musica!
allora dice arriva e sembra in ritardo. Ma perché? Ci posso fare niente. Ciao, buongiorno. Adesso arrivi. Guarda che fra due minuti noi siamo in onda. Scusa, c'era traffico. Ciao. Grazie, grazie. Svegliato tardi dopo una notte di bagordi, eh? Più o meno. Dici che si nota così tanto dallo sguardo? Beh, abbastanza. Per coprire queste occhiaie ci vorrebbe una bella colata di cemento armato. Beh, fai il possibile. E non ci siamo neanche lavati i denti, vero? Colpito. Beh, una bella iniezione di fiducia prima di iniziare una diretta, eh? Sì, è vero, però per il resto sei carino. Grazie, molto gentile. Grazie mille, siamo pronti. Ok, posso cominciare? Ragazzi, mi date i titoli delle news per piacere sul gobbo? Perfetto. Così perfetto all'inizio, grazie. Quando volete. Ok, partiamo. 3, 2, 1. Apriamo questa edizione del TG con una notizia che pochi di noi si aspettavano, visti i tempi poco sereni in cui versa la nostra situazione politica dell'ultimo periodo. Sarebbe pronto infatti un accordo bilaterale tra governo e opposizione che assicuri la stabilità economica e politica del paese. Nessuna smentita dal Quirinale. Il servizio di Gabriella Baldini. Una nuova tecnica di ipnosi potrebbe risolvere definitivamente i problemi di cuore, lo ha assicurato il dottor Abraham Weiss, il noto professore di psichiatria all'Università di Medicina di Miami. E con questo è tutto, alla prossima edizione del TG alle ore 20. Vi auguro una buona serata. Grazie a tutti! Ah, Lucio, fammi avere le notizie per l'edizione serale, mi raccomando. Questo lo lascio a te. Ciao. Sai che non so ancora qual è il tuo nome? Lara. Ma sei tornata indietro apposta per chiedermelo. Sì, e per chiederti se ti va di venire a prendere qualche cosa da bere al bar prima di preparare l'edizione della sera. Va bene. Ok, affare fatto, ci conto. A dopo. Ciao. Ciao. Sai una cosa che mi sono sempre chiesta? Cosa spinge una persona a fare il giornalista? Dai, detto così sembra brutto, eh? In che senso? Ma perché tu mi sembri una persona originale, divertente? Invece il giornalista, soprattutto quello del TG, mi sembra un lavoro un po' noioso, no? Guarda, ti svelerò un segreto. Non è la mia massima ambizione. Ma dai, cosa vorresti fare? Tipo, vediamo, scrivere commedie? Proprio uguale a quello che stai facendo adesso. Beh, ma perché non lo fai, scusa? Non sei poi tanto vecchio. Gentile, eh? I complimenti non ti mancano, eh? Comunque mai dire mai, eh? Io qualcosa l'ho già scritto. Ho anche già scelto il titolo. E qual è? Il titolo è ancora in fase di sviluppo, è ancora da decidere. Ci stiamo lavorando. Quindi? Quindi, allora, il protagonista è un poliziotto. Uno dal carattere grezzo, un duro, eh? Solo che... Allora dai, fuori il titolo. Allora... Sappi che non lo firmerei mai col mio nome, ma con uno pseudonimo. Il titolo è Non basta infilarsi qualche piuma nel culo per imparare a volare. Scusa, però carino. Il fatto dello pseudonimo mi sembra la scelta più azzeccata, perché tenersi una porta aperta sul giornalismo è un'idea saggia. E che facciamo? Ah, perché scusa, mi fai vedere l'ora? Sono già le 7, tu non devi preparare l'edizione delle 8. Secondo me è meglio che dam via. Allora. Calma. Al massimo fotocopierò l'edizione precedente. Le notizie sono sempre quelle, mica cambiano. E poi cosa vorresti fare? Lasciarmi così su due piedi? Beh, se non vogliamo aspettare che mi cresca il terzo. Ma dove le trovi? Dove le trovi? Tu dovevi fare la comica, non la truccatrice, sì. A proposito, cosa fai nella vita? Raccontami, cosa fai? Oltre a spalmare catrame e cemento in faccia di quei poveri giornalisti, come sottoscritto, eh? Che fai? Non preoccuparti, andrà tutto bene. In che senso? Va tutto bene? Lara? Lara?
faccia fai? Ma guarda che stavo solo provando delle battute, sono una brava attrice, Sì, sei una brava attrice. Convincente soprattutto, sì. Senti, secondo me è meglio che andiamo, perché sennò non ci arrivi proprio in diretta. No. Vabbè, hai ragione, dai. Andiamo. Ah sì, Lara. Senti, fammi capire, ti hanno assunto o rischio di non vederti più? Perché me lo chiedi, ti interessa? Direi proprio di sì. Davvero? Sì. Cercavo. Senti, fammi avere il numero di telefono o la mail di Lara, perché deve esserci stata un'incomprensione. Lara? La truccatrice di oggi, quella del turno pomeridiano. Ah, è un altro dei tuoi scherzi. Io te l'ho sempre detto che dovevi fare il comico nel giornalista. Guarda che non sto scherzando. Carlo, ti ha truccato Sergio. Lo stesso che ti trucca ormai ogni anno da non so quanto. E poi sicuramente non è un esempio di macio latino, ma non assomiglia decisamente a una donna. Quindi fatti passare questa sbronza in tempo per la diretta di questa sera. O segnalerò la cosa ai piani superiori, e neanche io sto scherzando. Non ti preoccupare. Andrà tutto bene. Oddio, mi scusi! No, scusi lei, le do una mano. No, guardi, non si preoccupi. Colpa mia. Certo che se andiamo avanti così, sarebbe meglio che mi facesse fuori subito. Mi scusi un secondo. Tutto bene? No, scusi lei. Scusi, sembra fatto apposta, ma lei mi ricorda davvero una persona. Una donna? No, un camionista turco di 140 kg che balla in tutù. Ah, bene, grazie. No, davvero, mi ricorda una donna. Ma come si chiama? Lara. Lei si chiama Lara? No, l'arancia. È il mio cognome, l'arancia. E il suo nome? Gustavo. Lei si chiama Gustavo l'arancia? Sì. Beh, da non credere, se non altro è originale. E lei come si chiama? Serena. Serena, wow, è 1-0 per lei, con un nome così io non posso proprio dire niente. Grazie. Scusa.
Ehi, tutto bene? Sì. Sì, che lei mi ricorda davvero una persona speciale. Una storia finita male? In realtà non è mai cominciata. Capisco. Certo che, per andare d'accordo con te, come si chiamava? Forse Margherita di nome e Pizza di cognome? Simpatica. Ma in realtà lei si chiamava Lara e faceva la truccatrice. Ah, come vi siete conosciuti? Ah, un ricordo così lontano che sembra un sogno. Comunque io facevo il giornalista e lei... Vabbè, non importa. No, continuo. Cos'è successo dopo? È stato breve ma intenso. E dopo il primo bacio non l'ho più rivista. Ma forse non è mai esistita. Non preoccuparti. Presto capirai. Ma tu chi sei? E tu? Sai davvero chi sei? Io non lo so più. Davvero non ricordi niente? È tutto così confuso. Quando provo a ricordare mi vengono in mente ricordi di altre persone. No, è qui che ti sbagli. Non sono ricordi di altri. Sono tutti ricordi tuoi. Senti, o tu sei matta oppure sai qualcosa, me la devi dire. Sì, ma c'è tempo. No, io voglio sapere tutto adesso! Ok, va bene. Ti spiegherò tutto. Però adesso calmati. Ricordi il mito di Zeus? Cosa c'entra il mito di Zeus? Zeus e gli androgeni. La leggenda degli androgeni. Fidati di me. Vieni, ti spiegherò tutto quanto. Vedi, gli androgeni erano esseri dotati di una doppia faccia e di doppie membra. Erano per questo davvero molto forti. Ma un giorno furono così presuntuosi da voler dichiarare guerra agli dei per attaccare Olimpia. Zeus fu così costretto a punirli, tagliandoli a metà. Li rese più numerosi, ma al tempo stesso più deboli. E creò così gli esseri umani. Purtroppo però quelle anime spezzate trascuravano ogni tipo di attività, come mangiare, dormire, per dedicarsi completamente alla ricerca della metà perduta. Arrivavano anche a morire. E così Zeus portò avanti loro gli organi genitali, che erano rimasti dietro dopo la scissione. Così, quando una metà incontrava l'altra, le due anime si riunivano di nuovo. È proprio per questo che due persone, quando fanno l'amore, stanno così bene, perché ritornano ad essere una cosa sola. Ecco perché ci sentiamo così soli. Per questo, quando ci hanno separati, ci siamo fatti la promessa. Quella di cercarci con tutte le nostre forze. Anche a costo di passare attraverso mille vite per poi ritrovarci. Il problema era come riconoscersi. Beh, cosa c'è adesso? Adesso che so chi sei, come ti chiamo? Ma il nome non è importante, è solo un'etichetta. Chiamami amore. Ce ne sono in giro come noi? Secondo me sono tutti come noi, solo che hanno dimenticato di esserlo. Perché vedi, è molto doloroso e faticoso cercare la metà, quella giusta, e allora ci si accontenta. E così si passa da una storia a un'altra, da un'esperienza a un'altra, da una vita a un'altra, e alla fine ci dimentichiamo chi siamo veramente e di che cosa abbiamo realmente bisogno. Dovremmo trovare un modo per ricongiungerci davvero e terminare il passaggio da una vita a un'altra. Beh, io un'idea ce l'avrei.
E se non ci svegliassimo più assieme? Se tu fossi lontana da me per sempre. Allora non addormentiamoci mai più e stringiamoci forte, così niente e nessuno potrà più dividerci. La notte è qualcosa che ruba la luce. Si vede, si annusa, distrugge, produce. Si ciba delle anime della sua gente che prega, scongiura, promette e poi mente. La notte lasciva, la notte vigliacca che uccide pezzenti sprovvisti di giacca. La notte più buia è dentro di te, che vaghi per strada ma non sai perché. Cancella la meta, sotterra il tuo nome. Dimentica il quando, dimentica il come. Se quando ti svegli la luce vedrai, conservi i tuoi sogni o li perderai. Signore, mi sente? Riesce a sentirmi? Sembra cosciente. Mi senti adesso? Serena. Serena? Serena. È una parente? È sua moglie? Dov'è Serena? Non lo so, signore, però lei deve stare tranquillo. Non deve pensare a niente in questo momento. Noi ci conosciamo, vero? Senta. Lei ha avuto una brutta crisi, perciò le consiglio di continuare la terapia e di non interrompere per alcun motivo le sue pillole. Va bene, adesso deve riposare. Se non ci riesce, prema quel pulsante e un'infermiera verrà e le darà un tranquillante. Va bene? Buon riposo, signor Brachetti. Non ti preoccupare. Andrà tutto bene. Sì? Giorgio? Giorgio? Giorgio, ti ricordi che viene la mamma stasera, vero? Te lo ricordi, Giorgio, che viene la mamma per la serata sopra opera, vero? Sì, ma non ricordo, non mi ricordo. Giorgio, hai comprato qualcosa per la mamma? Il frigo vuoto. Giorgio, te lo ricordi che il frigo vuoto, vero? Hai comprato qualcosa per la mamma? Come ti chiamo? Ma il nome non è importante, è solo un'etichetta. Chiamami amore. Ma sono mica pazzo. Pazzo, 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 pazzo. Who am I and you and you? Which of us is really true? And in tune in me, is there why there is a three? I deny and you reject fulfillment we all neglect. The face I see is not me, the eyes of you and yet I see I don't like you and you and I. Curse you, pray, and I cry. This is it, we all three.
So why can't you and you and I be me? So why can't you and you and I be me? E così, dopo tanta psicoterapia, pillole varie, e aver perlustrato ogni piccola parte del mio cervello, mi hanno fatto capire la vera differenza tra la vita reale e quella, diciamo, alternativa. La morte di mia moglie è stato uno shock, ma uno shock ancora più grande è stato l'aver scoperto, e in quel modo poi, i suoi problemi con la droga. Evidentemente, anche lei non era più felice come lo eravamo un tempo. E a quanto pare, io non sono stato un marito abbastanza attento. A mettersi in contatto con il sottoscritto. Ci conosciamo? Ma certo che ci conosciamo. Mi ha chiesto lei di far parte dell'esperimento e sempre lei ha cercato il mio aiuto. Esattamente qui, esattamente ora. Senta, signor... Dottor Weiss. Abraham Weiss. Senta, dottor Weiss, in questo periodo ho già avuto non pochi problemi. La prego perciò di non insistere su questa cosa, anche perché da poco ho smesso di essere confuso. E sinceramente non vorrei gettare al vento 3 mesi di terapia per una persona con problemi mentali evidenti come i suoi. Ma guardi, qui nessuno ha problemi mentali. Siamo tutti sani come pesci e anche lei non soffre del disturbo dissociativo dell'identità. Vede, se io sono qui è perché lei ha richiesto la mia presenza. Io sono qui solo per raccontarle come sono andate realmente le cose finora. Quelle cose che lei ha momentaneamente rimosso dalla sua mente. La sentiamo, sono tutto orecchi. Vede, dopo la morte di sua moglie ha pensato più volte al suicidio o a iniettarsi eroina anche lei. Fino a che casualmente, navigando in rete, le capitò sotto mano un annuncio che pubblicai per cercare volontari per un mio esperimento di ipnosi avanzata. Evito i dettagli tecnici che potrebbero solo generare ulteriore confusione. Dopo aver accettato la sua richiesta di ammissione al test, ne ricevette un'altra da parte di una ragazza che, in pratica, aveva le sue stesse esigenze. Cancellare il ricordo di una persona amata recentemente scomparsa. Così decisi di trattare entrambi i casi contemporaneamente. Serena avrebbe sostituito la figura della sua defunta moglie e lei, Giorgio, avrebbe colmato il vuoto lasciato da Claudio, un vecchio amore che Serena non ha mai dimenticato. Due piccoli insignificanti amori costruiti ad arte per sostituirsi a quelli veri una volta tornati alla realtà ed essere facilmente dimenticati. Purtroppo entrambi avete reagito al test in maniera negativa, creando una serie di vite alternative a solo scopo di rendermi impossibile la rimozione delle figure a voi care, di cui in un primo momento volevate sbarazzarvi. E ogni mio tentativo di farvi rincontrare, trovavate il modo di sfuggirvi nuovamente. No. Dottore, lei è completamente pazzo. Cioè, secondo lei io sarei ancora sotto... Sotto ipnosi, è proprio così. E questo è l'unico scorcio di pseudo-realtà in un sogno comune ben costruito. Un sogno a due. Ma la smetta. Ah, non mi crede? E allora glielo dimostro. Ahia, questo cos'è? Ma io non ho fatto niente. Come non ho fatto niente? Un trucco questo. Anche questo è un trucco? Ok, basta, ho capito. Una domanda. Prego. Io e Serena ci siamo conosciuti prima del test? No, è stata una mia scelta personale. Non volevo che eventuali sentimenti reciproci potessero influenzare determinate reazioni che dovevano essere assolutamente naturali, anzi casuali. Ho capito. Ma esattamente come sono gli accordi? Cioè, insomma, io posso smettere quando voglio o c'è un termine preciso? Se non desidera continuare con il test, non è affatto obbligato. Può uscirne quando vuole. Allora credo che sia il momento di andare. Ed ora conterò fino a 3. E al mio 3 lei si sveglierà e non ricorderà niente di quello che ha visto o ha creduto di vedere durante queste ultime ore. 1. 2. 3.
A volte la vita ci mette a dura prova e sembra che i problemi non abbiano mai fine. Ma è proprio in quel momento, quando tocchiamo il fondo, che dobbiamo riscoprirci più forti, pronti a ricominciare di nuovo. Io e Giorgio, durante il nostro sogno comune, eravamo diventati davvero una cosa sola. Come quando è sera e stai guidando una di quelle stradine di campagna. Hai il sole a sinistra, la luna a destra, o viceversa. E in quel momento senti che il giorno e la notte, pur rimanendo due entità separate, fanno parte di un'unica grande cosa. Bene, io e Giorgio eravamo parte di quell'unica grande cosa. Comunque, io ancora non ho trovato la mia metà e francamente comincio a dubitare che esista. Eppure una parte di me ci crede davvero. Io sono convinta che prima o poi noi tutti riusciremo a trovare l'altra metà. Che sia questo l'inizio di un nuovo, meraviglioso sogno. Oppure no. Like we used to in the early days.